Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in Excel in pillole. Allora, oggi nel video 30 parleremo ancora della formattazione condizionale, che è uno dei miei argomenti preferiti. L'applicheremo alle date, ad esempio, se io voglio selezionare solamente il sabato e la domenica, farò in questo modo qua. Cioè, noi siamo abituati, quando abbiamo un intervallo di celle molto corto, di fare un'operazione del genere: mi copio sabato e domenica, vado qui nella home, gli do un colore che mi interessa. Magari facciamo con un carattere bianco. È la stessa cosa, mi aiuto con il pennellino, uso il pennello e vado a selezionare quello che mi interessa, ok? Ecco, ci sarebbe un trucchetto, visto che mi viene in mente, se io seleziono questo intervallo qua e faccio un doppio clic sul pennello, vado a tenere sempre il pennello attivo e faccio molto più velocemente, ok, a formattare le celle. Però rimane sempre il fatto, ecco qua, facciamo escape per togliere il pennello. Rimane sempre il fatto, CTRL freccetta in basso, che in questo caso qua abbiamo 381 righe. Ma provate a immaginare un calendario lungo di 5.000 righe o 20.000 righe, o addirittura un calendario perpetuo dove le righe sono tantissime. E fare questo tipo di operazione qua, formattare tutti i sabati e le domeniche, diventa molto lungo. Oltretutto dovremmo formattare anche i giorni festivi. L'Epifania è un festivo e qui va colorato, ok? Per cui è un'operazione, diciamo, molto lunga. Allora, questa operazione qua si può fare quando abbiamo un calendario molto breve, ok? Automatico. Torniamo indietro. Ok, oggi vedremo la formattazione condizionale con delle formule, perché il menu che ci dà Excel, cioè il menu che ci mette a disposizione Excel, è molto limitato, è molto povero. Infatti, se io voglio fare una formattazione, facciamo un esempio, solo questa parte qua, vado in formattazione condizionale, ecco qua, vado qui in date corrispondenti, vedete che in questo wizard abbiamo un menu a tendina dove mi mette a disposizione, diciamo, tutto quello che possiamo formattare, ieri, oggi, domani, ultimi 7 giorni, settimana scorsa e via dicendo. Però voi vedete che qui non ci abbiamo né sabati, né domeniche e né festivi, per cui possiamo fare solamente quelle formule. Poi ecco un altro limite che abbiamo quando facciamo la formattazione condizionale è il fatto, ecco qua vi faccio vedere, facciamo un esempio pratico, che ad esempio, nonostante che io abbia selezionato tutto questo intervallo di celle, quando è andato a formattarmi mi ha formattato solamente la prima cella dove c'è scritto la data, ma io voglio un'operazione del genere, voglio che mi seleziona tutto l'intervallo di celle, cioè tutte le righe, ok? Ad esempio qua ci abbiamo sabato, voglio che mi vado a vedere non solamente la data, ma mi va a vedere anche il nome e la cifra. Ok, torniamo indietro per togliere questa formattazione. Comunque vi consiglio ad ogni modo di vedere tutto questo video, anche perché faremo dei piccoli ripassi per quelle che sono le funzioni logiche del vero e del falso. Ok? Vedremo i riferimenti di cella, riferimenti di cella relativi, assoluti e anche misti. Ok? Vedremo come personalizzare un formato delle date, vedete qua ci sono delle date, vediamo come abbiamo fatto a formattarle. Oltretutto vedremo due esempi, vedremo quello con il giorno con la funzione giorno settimana e vedremo quello con la funzione giorni lavorativi.tot, ok? Benissimo, allora, come prima cosa, prima di iniziare, parliamo un attimino di date. Visto che oggi parleremo di formattazione condizionata applicata alle date, dobbiamo aprire una piccola parentesi per quello che riguarda le date. Vi devo far capire una cosa, quello che voi vedete qua è solamente una formattazione, ma Excel andrà a lavorare con le formule con dei numeri che ci sono qua sotto, sono dei numeri seriali. Infatti se faccio CTRL SHIFT 8, vedete che i numeri sono questi qua, Excel andrà a fare i calcoli con questi numeri. Infatti 41.640 corrisponde al 1º gennaio 2014. Infatti faccio CTRL SHIFT 8 per tornare indietro, questa è la data con la formattazione. Infatti qua sopra vediamo un altro tipo di formattazione qui nella barra degli indirizzi, scusate, nella barra delle formule. Questo sta a significare che io gli ho dato anche una formattazione. Vi faccio vedere cosa ho fatto. Se io faccio CTRL SHIFT freccetta in basso, seleziono tutta l'area che ci interessa, a questo punto faccio CTRL 1, mi compare questa finestra di dialogo, vedete che qui ho cliccato data e mi compare un menu a tendina di, diciamo, delle varie formattazioni. Qui mi dice l'esempio in anteprima. Ad esempio, io prima ho cliccato questo qua,
Potevamo cliccare anche questo qui o piuttosto che questo. Però c'è un altro sistema che andiamo qui su personalizzato. Io adesso cancello tutto qua quello che c'è nella barra del tipo, questo qua è tipo. E nel momento in cui io voglio scrivere, voglio formattare il giorno, faccio G che sta per giorno, faccio una volta G, vedete che qua mi compare 01. Se faccio 3 volte G, vedete che mi viene fuori MER, che vuol dire sono le prime 3 iniziali di mercoledì. Infatti stiamo parlando del primo giorno. Se faccio un'altra G mi dà mercoledì tutto intero. A questo punto posso mettere una virgola, posso mettere uno spazio, posso mettere un dash, posso mettere uno slash, posso mettere quello che voglio. Ma io metto una virgola e poi faccio uno spazio. 2 volte G mi dà 01 come vi ho fatto vedere prima. Facciamo ancora virgola, spazio. A questo punto devo mettere il mese. Allora, per mese bisogna mettere la M. La M sta per mese. Vedete che come mi dà 1, poi faccio ancora M, mi dà 01. Se faccio 3 volte M mi dà gennaio, l'iniziale di gennaio. Ma io lo voglio intero, per cui faccio ancora una volta M, mi dà gennaio per intero. Posso fare adesso una virgola e facciamo l'anno. L'anno faccio 4 volte o 3 volte A. Schiaccio OK. Vedete cosa è successo? Come per magia mi ha dato un tipo di formattazione. Ecco, questa formattazione qua per noi è comoda, così possiamo vedere subito quali sono i sabati e le domeniche. Adesso, eccoci qua, adesso iniziamo a fare le prime formule. Allora, le formule noi le potremmo fare qua dentro. Nuova regola, utilizza la formula e ci mettiamo qua e iniziamo a fare la formula nell'area che ci interessa, chiaramente. Anzi, prima dovremmo selezionare tutta quest'area qua. Poi andiamo in formattazione condizionale, facciamo una nuova regola, utilizzo una formula e qui scriviamo la regola. Però tiriamoci sopra. La regola che noi scriviamo qui dentro è come se noi la scrivessimo qua dentro, ok? Quando la regola mi restituisce vero, io do il formato. Però oggi io voglio farvi vedere la formula che la faccio in questa colonna qua, poi questa formula qua che mi restituisce vero o falso, la copio e la incollo dentro a quello che abbiamo visto, alla nuova regola, ok? Cioè, noi mettiamo una formula perché sono le formule logiche del vero e del falso. Le formule logiche mi restituiscono sempre vero o falso, e quando mi trova vero io gli do un colore. Ad esempio, questo qui sarà vero perché è un festivo, questo è falso perché è giovedì, questo è falso perché è venerdì, questo qua sarà vero perché è un sabato, questa è domenica vero, questo è lunedì festivo, è vero, falso, 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 vero. Ok, la formattazione condizionale, sia che venga fatta dalla ribbon o con le formule, lavora sempre sul vero e sul falso. Ok, adesso io dovrò fare una formula che prima, se trovi sabati mi dice mi dà vero, se trova le domeniche mi dà vero, se trova un festivo mi dà vero, e per fare questo ci sono diverse condizioni e bisogna farle tutte con O. L'O che mi restituisce vero se uno di questi valori qua è vero. Però prima di parlare della funzione O, io devo parlare un attimino della funzione che andremo a applicare, cioè giorno.settimana. Ok, qui sopra in alto facciamo un esempio pratico così capite meglio. Facciamo giorno, mi compare il menu a tendina, schiaccio tab per far partire la formula, qua mi parte lo screen tip. Ok. Cosa consiste in questa formula qua? Questa formula ci restituisce il giorno della settimana corrispondente a una data. Cioè, se io qui ho mercoledì, mercoledì è il terzo giorno della settimana, ok? Lunedì, martedì e mercoledì. Ok, lunedì, martedì e mercoledì. Però fate attenzione a una cosa, ad esempio io clicco qua, giorno della settimana. Fate attenzione a una cosa, che qui abbiamo due argomenti. Vedete che dopo il punto e virgola c'è un altro argomento che è un argomento, diciamo, non obbligatorio, è un argomento facoltativo, infatti è tra parentesi quadra. Però per noi diventa obbligatorio perché dobbiamo dare un'impostazione europea, cioè questo qua è italiano, vuol dire che lunedì corrisponde all'1, martedì corrisponde al 2, mercoledì corrisponde al 3, altrimenti il predefinito mi darebbe lunedì il giorno 7, martedì il giorno 1, fino ad arrivare alla domenica che è il giorno 6. Per cui io non voglio il sistema predefinito, per cui quello che diventava facoltativo per me diventa obbligatorio. Infatti qui mi compare un menu a tendina e che mi dice che se io scelgo il numero 2, lunedì sarà il primo giorno e domenica sarà il settimo giorno, per cui metto 2. Chiudo la parentesi, invio. Infatti vedete che mercoledì è il giorno 3. 1, 2, 3, ok? Questo qua è il sistema italiano, ok? Il predefinito è un sistema americano, non so perché in Excel
versione italiana non abbiano dato predefinito in italiano? Bah, non lo so, questa è una grossa domanda. Anzi, se qualcuno lo sa, siete pregati di rispondermi nei commenti. Ad ogni modo, qui dobbiamo inserire una formula che ha diverse condizioni. Voglio prima scoprire i sabati, poi voglio scoprire le domeniche. E questo qua lo possiamo fare con la O, okay? Che è la funzione logica che mi restituisce vero o falso. Schiaccio tab, oh, scusate, uguale O, schiaccio tab e mi parte la funzione. Okay, questa qua è la funzione logica, la logico 1. Scriviamo giorno della settimana, giorno, ecco qua, della settimana. Schiaccio tab e mi compare lo screen tip. Ecco, se avete qualche dubbio potete schiacciare qua sopra la guida in linea e vi spiego un attimino qual è la sintassi e qual è la descrizione di questa funzione qua. Allora, numero seriale. Questo qua è il numero seriale. Come vi ho spiegato prima, al di sotto di questa formattazione c'è un numero seriale, perché quando parliamo di date andiamo a vedere sempre il numero seriale. Ecco qua, dobbiamo fare un'altra riflessione. Questa cella qua, che è il riferimento a questa qui, dobbiamo dare un riferimento di cella. In questo caso qua voglio che mi si adatta automaticamente quando trascino la formula verso il basso, però attenzione, devo bloccare questo riferimento qua sulle colonne, per cui metto F4 tre volte, 1, 2, 3. Vedete, il dollaro si è posizionato davanti a là, vuol dire che ho bloccato la colonna. Punto e virgola, mettiamo appunto 2, ok? Chiudo la parentesi. A questo punto qua devo mettere l'operatore comparativo, cioè vediamo innanzitutto cosa ci restituisce. Facciamo F9, vedete che mi restituisce 3. Io devo dire il 3 è uguale, questo qua è l'operatore comparativo che mi restituisce il testo logico. Allora, questo qua è uguale a 6, il caso in cui è sabato. Allora, vediamo cosa mi restituisce, vediamo, mi dovrebbe dare vero o falso. F9, no, scusate, ecco qua. F9 mi dà falso, infatti questo qui non è sabato, CTRL Z. La stessa cosa la devo fare per la domenica. Allora cosa faccio? Per fare veloce faccio copio, CTRL C, facciamo punto e virgola, CTRL V, ok? Però anziché 6 metteremo 7, ok? Chiudo la parentesi, vediamo cosa è successo. Mi dà falso, 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 falso. Ecco qua, abbiamo due veri perché ha scoperto un sabato e una domenica. Trasciniamo fino in basso, anche qui due veri perché è sabato e domenica. Però rimane il problema di quelli che sono i festivi. Infatti mercoledì 1 gennaio è festivo e lunedì 6 gennaio è festivo e qua mi dà falso. Per cui io per ovviare a questo problema qua mi sono preparato qui sopra, anzi stringiamoci un pochettino. Ecco qua, facciamo doppio clic. Ecco, quando andrò a fare la formula, riprendiamo la formula. Quindi qua, questo è il testo logico 1, testo logico 2, dovrò andare a fare per ogni riga che vedete qua un testo logico nuovo. Testo logico 3, 4, 5, 6, 7, 8, all'incirca 11 testi logici. Allora io mi rimetto qua alla fine, faccio punto e virgola, ecco qua, vediamo se si vede perché mi sa che siamo un po' stretti, eh. Punto e virgola, questo numero qua, anche qui diamo F4 tre volte, in modo che mi si blocca sempre le colonne. È uguale a questo numero qua, ok? E qua diamo un riferimento di cella assoluto, cioè F4 una volta che lo blocchiamo in tutte le direzioni. Cosa vuol dire? Cosa ho fatto io? Che se questo numero qua, che è numero seriale, è uguale a questo qui, mi restituisce vero, se no mi restituisce falso. In questo caso qua, per fare veloce, facciamo, anzi facciamo ancora, copiamo anche qua la virgola, copiamo tutto questo pezzo qua. Facciamo CTRL C, facciamo CTRL V, anziché 5 mettiamo 6, facciamo CTRL V, qua anziché 6 mettiamo 7, facciamo CTRL V, qua mettiamo 8, che praticamente sono questi qua i riferimenti di cella. Infatti se avete qualche dubbio i colori vi possono aiutare, infatti il verde è la 8 G8, infatti siamo in G8. CTRL V, qua mettiamo 9. Vedete che siamo al testo logico numero 7? Posso andare avanti all'infinito, ok? CTRL V, questo qua spostiamoci un attimino, questo qua diventa, dopo il 9 c'è il 10, ecco qua. CTRL V, facciamo 11, CTRL V, facciamo 12.
Siamo arrivati a Natale, ok? Ctrl V, facciamo Santo Stefano, vediamo il 13. E esattamente siamo arrivati all'undicesimo testo logico, il testo logico che ci restituisce sempre vero o falso. Ctrl Enter, vedete subito che mi ha dato vero, faccio doppio clic, vero, vero, vero. Adesso non mi rimane nient'altro che questa formula qua, la copio tutta, faccio Ctrl C. Escape per uscire, seleziono tutto l'intervallo nel quale voglio mettere la formattazione condizionale, selezioniamo questa parte qua, Ctrl Shift freccette in basso, ecco qua. A questo punto ritorniamo in alto, vado in Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula e qua dentro incollo la formula, oppure ancora meglio per fare veloce Alt o D, mi compare questa finestra di dialogo, nuova regola. Utilizzo la formula e qua incollo la formula, Ctrl V. Vedete questa formula qua è molto lunga, però vi assicuro che funziona benissimo. Diamo il formato, non so, mettiamo un colore leggero, non troppo forte, facciamo questo celeste qua. Schiaccio ok, applica ok. A questo punto quello che era, vedete qua, mi ha dato tutti la formattazione in tutti i sabati e domeniche e i festivi. Ok. Anche qua facciamo una verifica. Tutti sabato e domenica, qua c'è sabato e domenica, questo qui dovrebbe essere Pasqua, ecco qua. Questo qua giovedì 1 maggio, ok. Penso che la formula funziona correttamente. A questo punto questa qui non ci serve più, facciamo Ctrl Shift e la cancelliamo. Adesso la stessa cosa la facciamo con una funzione diversa, si chiama giorni.lavorativi.tot, ok? Allora, questa funzione qua ci restituisce da una data iniziale a una data finale, quanti giorni ha lavorato? Chiaramente escludendo i sabati e le domeniche. E facciamo un esempio: uguale giorni.lavorativi, che è questo qua, punto tot, schiaccio tab. E qua mi chiede data iniziale. Io schiaccio questa, facciamo punto e virgola, e mi chiede poi data finale. Io vado in basso, mi metto qua, vado Ctrl freccetta in basso, schiaccio qui. Questa è la data finale, facciamo punto e virgola e vediamo un attimino, poi mi chiede le vacanze. Selezioniamo qua e chiudiamo. Facciamo Ctrl Enter. Vedete che mi ha restituito 253, vuol dire che in quest'anno, che va dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, ci sono 253 giorni di lavoro effettivo, escludendo appunto i sabati, domeniche e festivi. Però io oggi questa formula qua la userò facendo un escamotage per farmi restituire se questo giorno qua è lavorativo piuttosto che questo giorno qua è lavorativo. Se questo giorno qua è lavorativo mi dovrà restituire falso, se questo giorno qua è festivo mi dovrà restituire vero. E come si fa questo? Sempre con la stessa formula. Allora, cancelliamo questa parte qua e quando mi chiede la data iniziale, io schiaccio qua sulla data iniziale. A un certo punto, ecco, in questo caso qua diamo sempre una formattazione, diamo sempre un riferimento di cella, mettiamo anche in questo caso qua il dollaro davanti alle colonne in modo che mi si blocca il riferimento di cella quando vado a questa parte qua, ma non si blocca quando va verso il basso, ok? A questo punto mi chiede la data finale, punto e virgola. La data finale sarà sempre questa qui. Non è quella che abbiamo visto il 31 dicembre 2014, ma sarà sempre questa qua. Come vi ho spiegato, proprio perché mi serve sapere se è un giorno lavorativo o meno. Ok? Infatti, se chiudo la parentesi, faccio Ctrl Enter, vedete che mi restituisce 1. Ah no, scusate, vediamo un attimino. E qua non ho messo i giorni festivi, dovrò mettere, facciamo punto e virgola. Seleziono tutto questo intervallo qua di celle e seleziono tutti i giorni delle vacanze. Ok? Vedete che mi dà 0 perché questo qua mi somma un giorno, non mi trova niente, non trova nessun giorno lavorativo. Qua, da questa data a questa data c'è un giorno lavorativo. Da questa data a questa data c'è un giorno lavorativo. Qua c'è nessun giorno lavorativo perché da questa data qua, sabato 4 gennaio, fino a sabato 4 gennaio, non c'è. Questo qua è un escamotage per avere, diciamo, 0 e 1. Cosa mi servono questi 0 e questi 1 qua? Mi
Questi 0 e questi 1 qua si possono convertire in vero e falso. Infatti, quando io trovo 0 mi torna vero, quando invece ho l'1 mi torna il vero. E con il vero e con il falso potrò andare a fare poi la formattazione condizionale. Ok, adesso riprendiamo la formula. Qui davanti dobbiamo mettere un'altra funzione che si chiama non. La funzione non, come potete leggere qua sotto, vedete. È una funzione logica, la famosa funzione logica che ci serve per convertire un numero, l'1 e gli 0, di convertirli in vero o falso. Ecco qua, questo qua è un piccolo trucchetto. Chiudo la parentesi, CTRL ENTER. Infatti mi dà vero e qua mi dà falso, falso, vero, vero. Io penso che la funzione lavora correttamente. Ecco qua, cresciamo fino in basso. Ecco qua. Purtroppo non posso fare doppio clic perché sulla mia sinistra non c'è niente, sono costretto a trascinarmi tutto fino in basso. Ecco qua. Togliamo prima la vecchia regola, Alt OD, eliminiamo la vecchia regola, applica OK. A questo punto, torniamo indietro, applichiamo la nuova regola. Facciamo sempre Alt OD, nuova regola. Utilizzo una formula, ecco qua. Qua dovrò copiare la formula. La formula che applico in questa barra delle formule è come se io la incollassi qua dentro, ok? Per cui facciamo CTRL V. A questo punto vediamo questa formula che è decisamente. Ah no, scusate, c'è un piccolo errore, c'è ancora la vecchia formula. Devo prendere prima questa formula qua. Facciamo CTRL C Escape, ricordatevi Escape. Selezioniamo il vecchio intervallo di celle. Alt OD, nuova regola, utilizzo la formula. Qui incollo la formula, CTRL V. Vedete che questa qua è molto più corta come la formula. Gli diamo una formattazione, mettiamo in questo caso qua giallo. Qua ci sono sempre tanti ok, non ho mai capito perché. Vedete? Io credo che la formula funziona correttamente. A questo punto, questo qua non ci serve più. Ragazzi, io vi ho fatto vedere questo esempio qua per farvi capire come funziona bene la formattazione condizionale con le date. Ho preferito fare un esempio qua dentro anche perché quando io faccio le formule, facciamo CTRL Z, posso vedere bene gli argomenti. Ad esempio, se io mi metto qua, posso vedere cos'è la data iniziale. Se io dovessi fare la formula, ad esempio facciamo Alt OD, nuova regola, se dovessi fare la formula qua dentro, non ci sono i suggerimenti che ci dà Excel, cioè lo screen tip ci entra molto d'aiuto per tutti i suggerimenti, cioè ti dice quando devi mettere punto e virgola piuttosto che tipo di qual è l'argomento successivo. Per cui quando abbiamo qualcosa di un po' complicato, io farei sempre la formula qua dentro e poi la formula la copio dentro la formattazione condizionale. Adesso possiamo ricancellarla ancora. Escape, cancel. Okay. Adesso per tornare in alto faccio CTRL backspace e torno in alto. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace di più la prima formula o la seconda formula, ok? Con la funzione giorno settimana o con la funzione giorni.lavorativi.totale. Ragazzi, questa qui era la parte finale del video. Se vi piace, cliccate vi piace. Vi saluto e alla prossima, grazie.